Salve ragazzi e cari amici del web, sono Andrea Bruno. In questo momento mi trovo a Java, nell'isola di Java, nel bellissimo tempio di Borobudur, un tempio maestoso. Mi trovo sulla sua sommità e da qui si vede, come potete vedere anche voi, un paesaggio stupendo, circondato da montagne maestose con una vegetazione imponente. E il tempio è veramente molto caratteristico, ha la peculiarità di essere rimasto celato, nascosto all'umanità per decine di generazioni, celato sotto una coltre di cenere, coperto da un'eruzione vulcanica nefasta. L'avvenimento ricorda tantissimo ciò che successe a Pompei. Il posto è veramente molto bello, vi mostro. Il parco è circondato da parchi bellissimi, abbiamo veramente una visuale molto caratteristica e con queste bellissime immagini, anzi metto qua la fotocamera, vi saluto e vi invito a venire a visitare l'isola di Java. L'isola di Java è molto bella, io in Indonesia sono stato anche in altri luoghi. Però questo posto qui è molto caratteristico e bellissimo, proprio mi guardo attorno, vedo scene di vita quotidiana molto particolari, vi è un artigianato molto bello, grande manualità nel fare le cose, per cui abbiamo un artigianato autentico, non industriale, semplice. Troviamo in questa zona troviamo tantissime sculture bellissime in vendita, fatte molto bene. Abbigliamento locale con materiali naturali. Il posto merita tantissimo di essere visitato. Io lo so che gli italiani sono più propensi ad andare nell'isola di Bali perché è più turistica. Io appunto per questo nell'isola di Bali non ci sono andato e non mi interessa mai andare in un posto che ti ritrovi come stare a Sharm el Sheikh oppure alle Canarie. Non mi motiva a fare un lungo viaggio. Invece qui trovate posti più autentici, belli, e vi mostro ancora l'architettura e ci salutiamo alla prossima. Ciao! Ecco, questa è la sommità del tempio. Bellissimo. Ciao a tutti, alla prossima.